Amiche, bentornati. Siamo nel primo mercoledì del mese di marzo, quindi giorno di San Giuseppe. Tra l'altro, il primo mercoledì del mese è del mese dedicato a San Giuseppe, quindi questa dovrebbe essere, se il Signore ci aiuta, la catechesi clou, anche perché vedremo che proprio nel paragrafo che, se Dio vuole, vedremo questa sera, il pontefice Francesco fa riferimento proprio al mese di marzo e al mercoledì, che sono rispettivamente il mese e il giorno dedicato a San Giuseppe. Penso che tutti quanti sappiamo che, per un'antichissima tradizione, il mercoledì è il giorno dedicato a San Giuseppe, così come il mese di marzo, che è il mese dell'Annunciazione. Le motivazioni di queste storiche, sinceramente, di queste dediche, sono misteriose. Ecco, io personalmente sono molto propenso come dire, a mettere in contrapposizione, diciamo così, la dedica del mercoledì a San Giuseppe, come speculare al motivo per cui il mercoledì, insieme al venerdì, è un giorno di penitenza. Perché il mercoledì è giorno di penitenza perché sappiamo bene che è il giorno in cui Giuda è andato a vendere Gesù. Venerdì, evidentemente, è giorno di penitenza perché è il giorno in cui Gesù ha sofferto e morto per noi. Il mercoledì, giorno di San Giuseppe, è dedicarlo alla persona più fedele, ecco, in tutto e per tutto, a Gesù, evidentemente dopo Maria Santissima che è esistita, fedelissimo. Veramente Gesù di San Giuseppe si è potuto fidare e si può fidare. E il Papa, tra l'altro, in questo paragrafo, nel primo paragrafo, dedicato appunto a San Giuseppe come padre amato, lo vedremo questa sera, ci lascia anche una confidenza. Scrive in nota: tutti i giorni da più di 40 anni, dopo le lodi, queste sono parole del Papa, e recito una preghiera a San Giuseppe tratta da un libro francese di devozioni dell'Ottocento, della Congregazione delle Religiose di Gesù e di Maria, che esprime devozione, fiducia e una certa sfida a San Giuseppe. Glorioso patriarca San Giuseppe, questo è il testo della preghiera recitata dal Papa, questa è una confidenza che lui ci fa a proposito di quella che è la sua personale vita di preghiera e di devozione a San Giuseppe, no? Glorioso patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili, vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e di difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido, affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te, che non si dica che ti abbia invocato invano. E poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. Ti confesso che è molto molto bella questa preghiera, che peraltro mi fa pensare ad una cosa che io non mi ricordo se ho letto o se ho proprio sentito durante un'intervista, dalle sue stesse parole riguardanti appunto Papa Francesco e la sua devozione personale a San Giuseppe. Lui dice, o ha scritto, o ha detto, adesso non riesco a ricordare, ma ricordo molto bene l'episodio perché mi è rimasto impresso, che, immaginate, no? Io vedo quello che fanno con me, immaginate a un papa quanta gente gli dirà prega per me, 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 no? Se sono infinite, insomma, no? Io nel mio piccolo sperimento, che è impossibile, capisco insomma che le persone non possono capire, ecco, se io dovessi ricordare nominativamente tutte le persone che da tutte le parti, poi anche da quelle che non riesco a leggere, mi chiedono di pregare per loro, cioè, impazzirei, no? Allora lui, il Papa, diceva che lui prende si scrive un appunto su un bigliettino, lo prende e lo porta alla statua di San Giuseppe. Dice: ecco, io quello che posso fare, scrivo un bigliettino, adesso al resto pensaci tu, perché
con tutte le cose a cui c'è da pensare, poverino, un papa diventa complicato, no? Ma ci pensa lui, ci pensa San Giuseppe, gli affida questa preghiera a tutte le situazioni gravi e difficili, affinché abbiano una felice soluzione. Noi non sappiamo quali sono le soluzioni più felici anche per le situazioni difficili, perché non sempre quello che a noi sembra bene è in realtà bene. Ecco, ma certamente San Giuseppe conosce bene, essendo il più santo dei santi, dove si trova la volontà di Dio e quindi cosa chiedere per quella situazione, no? Quindi questa era una confidenza un po' particolare di Papa Francesco. Non mi ricordo se nella precedente puntata, se è passato un mese, ho avuto modo di dire che, diciamo, la sua attenzione particolare a San Giuseppe si è espresso anche in un atto che ha, come dire, condizionato in positivo la liturgia della Chiesa, perché noi sappiamo che è stato San Giovanni XXIII negli anni 60 a modificare l'allora unica preghiera eucaristica esistente, che era la preghiera eucaristica 1, quindi il canone romano, aggiungendo il nome di San Giuseppe. Quindi, perché anche San Giovanni XXIII era molto devoto a San Giuseppe. Io ricordo in un precedente ciclo di catechesi che ho fatto, rimasi molto impressionato, lo dissi allora, che per esempio San Giovanni XXIII è una delle persone che era propenso a credere all'assunzione di San Giuseppe, assunzione al cielo di San Giuseppe, dicendolo da Papa, che questa è una dottrina che si può piamente credere. Quindi, insomma, non è poco, insomma, che un pontefice dall'alto della sua cattedra dica una cosa di questo genere riguardo un argomento, diciamo così, così per ora molto molto neanche immaginato magari da alcuni. Io, se non avessi fatto a suo tempo quel ciclo di catechesi, non avrei neanche immaginato che si poteva essere creato nel corso della spiritualità giuseppina un filone di questo genere, no? Papa Francesco ha dato il suo tributo personale a San Giuseppe, ampliando, quindi estendendo la menzione obbligatoria del nome di San Giuseppe alle altre tre preghiere eucaristiche, diciamo così, universali. Noi sappiamo che ci sono nel, nuovo, nel, nel, nel Messale, ci sono le preghiere eucaristiche, diciamo, della Chiesa universale, da uno sono diventate quattro, e lì è stato aggiunto il nome di San Giuseppe. Nel nostro Messale con lingua italiana abbiamo anche la preghiera eucaristica della riconciliazione 1 e 2, più le quattro preghiere eucaristiche 5, nelle quali ultime non si fa menzione di San Giuseppe. Quindi attenzione, il modo proprio con cui il Papa ha, diciamo, inserito il nome di San Giuseppe anche nelle altre preghiere eucaristiche riguarda soltanto le prime quattro, la 1, la 2, nella 1 già c'era la 2, la 3 e la 4, non anche le altre preghiere eucaristiche. Questa è una piccola introduzione. Dal momento che il Papa ha fatto riferimento, diciamo, al suo atto di devozione personale, mi sembrava anche doveroso menzionare quello che, in quanto appunto pontefice, con l'autorità che ha voluto fare in ordine a questo grande santo, di cui è particolarmente anche lui devoto. Vediamo il primo paragrafo, finalmente, di questa sera, che si intitola Padre amato. Come sempre darò una lettura e poi cercheremo di dire qualche cosa nel commento, no? La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. In quanto tale si pose al servizio dell'intero disegno salvifico, come afferma San Giovanni Crisostomo in una delle sue omelie sui Vangeli. San Paolo VI osserva che la sua paternità si è espressa concretamente nell'aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio al mistero dell'incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunta. Nell'aver usato dell'autorità legale che lui spettava nella Sacra Famiglia per fare totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro,
Nell'aver convertito la sua umana vocazione all'amore domestico, nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni capacità, nell'amore posto a servizio del Messia, germinato nella sua casa. Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, San Giuseppe è un padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano, come dimostra il fatto che in tutto il mondo gli sono state dedicate numerose chiese, che molti istituti religiosi, confraterniti e gruppi ecclesiali sono ispirati alla sua spiritualità e ne portano il nome, e che in suo onore si svolgono da secoli varie rappresentazioni sacre. Tanti santi e sante furono suoi appassionati devoti, tra i quali Teresa d'Avila, che lo adottò come avvocato e intercessore, raccomandandosi molto a lui e ricevendo tutte le grazie che gli chiedeva. Incoraggiata dalla propria esperienza, la santa persuadeva gli altri ad essergli devoti. In ogni manuale di preghiere si trova qualche orazione a San Giuseppe. Particolari invocazioni gli vengono rivolte tutti i mercoledì, specialmente durante l'intero mese di marzo, tradizionalmente a lui dedicato. La fiducia del popolo in San Giuseppe è riassunta nell'espressione "ite ad Iosef", che fa riferimento al tempo di carestia in Egitto, quando la gente chiedeva il pane al faraone ed egli rispondeva: "Andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà". Si trattava di Giuseppe, figlio di Giacobbe, che fu venduto per invidia dai fratelli e che, stando alla narrazione biblica, successivamente divenne viceré dell'Egitto. Come discendente di Davide, dalla cui radice doveva germogliare Gesù, secondo la promessa fatta a Davide dal profeta Nathan, e come sposo di Maria di Nazareth, San Giuseppe è la cerniera che unisce l'Antico e il Nuovo Testamento. Allora, in questo breve paragrafetto sono però contenute diverse suggestioni utili alla meditazione sulla figura di San Giuseppe. Numero 1, il termine padre amato si intende non soltanto come padre amato da Dio, ma padre amato dal popolo cristiano. Sappiamo che l'amore del popolo cristiano, perché il popolo cristiano quando ama non si sbaglia, no? È un grande attestato, un grande segno di riconoscimento. Non so quanti, probabilmente più di qualcuno sì, sanno che, per esempio, un processo di canonizzazione comincia dalla fama di santità. Comincia così la fase diocesana, cioè una persona si avvia, diciamo così, verso gli onori degli altari, quindi il processo parte per istanza popolare, perché i fedeli, ecco qui facciamo una piccola parentesi teologica, insegna la Santa Madre Chiesa nella Lumen Gentium, hanno una cosa che si chiama sensus fidei, quindi hanno naso. Naso spirituale, diciamo così, no? O se preferiamo, hanno occhio. Quindi si dice anche nel proverbio popolare vox populi, vox dei, che significa? Ecco, significa che se tutti ti acclamano tra i fedeli come santo, non è detto che tu lo sia, però verifichiamo. Quindi è già, come dire, una dimensione fondante e costitutiva, no? Quindi questo vale per tutti noi. L'essere amati, certamente, figuriamoci, c'erano anche le letture della messa di questa sera, no? È chiaro che un santo o un giusto deve ricevere la sua dose di persecuzioni da tutte le parti, d'accordo? Quindi anche nella propria casa, come è successo a tanti santi, no? Qui il Papa ha citato Santa Teresa d'Avila, ma Santa Teresa d'Avila, anche lei, insomma, durante la sua vita, e ancora di più San Giovanni della Croce, suo stretto collaboratore nella riforma del Carmelo, hanno dovuto, insomma, subire penare non poco, e non a causa di pagani peccatori, insomma, no? Ma a causa
di confratelli o comunque di membri della Santa Madre Chiesa. Quindi queste sono cose che il Signore permette. Ecco, però, certamente pur dentro questa realtà, un santo ordinariamente è amato. Quindi se non siamo molto amati, questo vale anzitutto per noi poveri preti e anche per i religiosi, per le religiose, se non siamo molto amati significa che ancora siamo poco santi. Ma perché questo qui? No? Perché la santità vera comporta proprio a livello strutturale, intrinseco, l'amabilità. È attraente perché una persona che è piena di virtù piace, d'accordo? Ci stai bene vicino. Noi immaginiamo, no? Che cosa può essere, se ce lo possiamo immaginare, stare vicini a Gesù, beati gli apostoli ci sono stati, insomma, o stare vicino alla Madonna, beato San Giovanni che ci è campato per 25 anni insieme. Sarà gradevole o non sarà gradevole stare vicino a loro? Il modo con cui ti trattano, il modo con cui parlano, il modo con cui si comportano, la delicatezza che hanno, il rispetto, il garbo. Certo che è bello. E quelle virtù, dicono i maestri di spirito, come dice Gesù, no? Dice, imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Attenzione che la prima cosa che dice è mite. Mite. Tra le tante virtù che c'è Gesù, la prima cosa è l'essere mite, essere mite, cioè essere dolce. Quindi il santo è la persona più dolce e più buona del mondo. Tutti quanti noi cerchiamo le persone che sono dolci, quindi che non sono aspre, che non ci trattano male, che non ci insultano, che non ci disprezzano, che non ci snobbano. Che non ci, come dire, che non ci trascurano, ecco, e tutte queste cose, no? Ecco perché il santo è amato, quindi padre amato, la prima cosa, ecco, amato perché santo, e proprio perché santo, dice proprio all'inizio di questo paragrafo il Papa, dice la grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. Sono queste due connotazioni proprio intrinseche. Cioè, Gesù, San Giuseppe è proprio l'emblema di quella che dovrebbe essere la vita di tutti noi. Maria e Gesù. Attenzione, con Maria, io amo sempre vedere in Maria il doppio riferimento. Questo non io, questa è tutta la tradizione della Chiesa, no? Quindi sia la persona della Madonna, ma sia ciò che Maria rappresenta, cioè la Chiesa. Attenzione alla relazione sponsale, ma sponsale in senso bello. Voi sapete che i vescovi portano l'anello al dito dell'anulare della mano destra, sapete, tutti quanti lo sanno perché. Perché indicano la dimensione sponsale. Sapete che il vescovo rappresenta Cristo capo e pastore, sposato con la Chiesa. Proviamo un attimo a farci una domanda. Ma io considero, io, ma non soltanto io prete, ovviamente il vescovo questo lo deve fare, no? Ma tu, anima fedele, anima cristiana, c'è mai pensato? Consideri la Chiesa la tua sposa. Cosa si dice quando noi, cosa dice il sacramento del matrimonio, no? Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Cioè, che rapporto abbiamo con la Chiesa? E che rapporto abbiamo con la Madonna? Chiediamocelo. Sapete che San Giuseppe, come tutti quanti i santi, no? Lo vedremo che lo dirà il Papa più avanti,
Noi santi non dobbiamo pensarli soltanto come intercessori, per carità lo sono, ma i santi sono esempi da imitare. Cioè la Chiesa canonizza qualcuno perché dice questo è un esempio di vita, non è l'unico, ma certamente San Giuseppe è il top, è il numero uno, quindi è il paradigma, d'accordo? Lo sposo di Maria. Io mi sento sposo, sposo della Madonna è una cosa un po' grande, però anche qui no, cioè qual è il rapporto che ha uno sposo con la sposa? Numero uno la ama, numero due la serve, numero tre la onora, amarti e onorarti, numero quattro la difende. Noi siamo sicuri che nei confronti della Madonna e della Chiesa ci sono sempre queste quattro caratteristiche. Amare, onorare, servire e difendere. Siamo sicuri? Gesù. Gesù, anche qui, Gesù è lui personalmente, certamente. E lui personalmente sappiamo che adesso si trova, come dire, propriamente parlando, anche se si trova dappertutto, in cielo. Ma come diceva il Catechismo nell'esempio decimo, come quando si sente dire Maria, bisogna subito pensare alla Madonna e alla Chiesa, così quando si sente dire Gesù, bisogna pensare subito sia a Gesù Gesù, d'accordo? Ma anche a un'altra cosa. Perché il Gesù che sta in cielo è la stessa cosa. Con un'altra cosa che fa riferimento a Gesù. Qual è? È l'Eucaristia. È l'Eucaristia. Per tutti, non soltanto per noi poveri preti. Allora, subito, la grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e, attenzione, il padre di Gesù. Poi lo spiega subito in che senso. Lo spiega Paolo VI in che senso il padre di Gesù, e anche questo possiamo farci le applicazioni a noi, no? Dentro questo orizzonte che osa subito San Giovanni Crisostomo, lui si pone al servizio dell'intero disegno salvifico. C'è chiaro? L'intero disegno salvifico, che cosa dice San Paolo? La rivelazione di questo grande mistero, l'incarnazione. Ma attenzione, l'incarnazione di Cristo è indissociabile ed indissolubile dalla Chiesa da lui fondata, che ne è a un tempo il corpo e la sposa. Non si possono scindere queste due realtà. E non pochi cattolici, a mio avviso, non hanno questa chiarezza, anzitutto, proprio questa proprio una chiarezza teologica, che dopo diventa anche però esistenziale e fenomenologica. Quando si vedono tante cose che anche dentro la Chiesa facciamo finta o pensiamo pure che sia vero, non vanno. La cosa importante da fare è imparare a soffrire nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa. Chi è che lo fa? In quanti lo fanno? Spero tanti, spero. Mi auguro, insomma, no? Allora, secondo step, Paolo VI dice. Ah, ma lui era il padre di Gesù, ma noi non siamo padri di Gesù, quindi non ci riguarda, sicuro? Allora, San Giuseppe non è padre di Gesù in senso biologico, non lo è. San Giuseppe è padre, e tutta questa lettera, il Papa ce lo spiegherà, ce lo centellina piano piano, è padre in un senso molto più grande, molto molto più ampio. Anzitutto, Paolo VI, la paternità si è espressa concretamente
nell'aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio al mistero dell'incarnazione e alla missione redentrice che gli è congiunta. Ah. Allora, la nostra vita è un servizio e un sacrificio al Signore. Preghiera Eucaristica 3. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Ricordo a memoria la traduzione antica, forse sto passaggio è leggermente cambiato nella nuova che ancora la devo memorizzare al 100%, ma il senso comunque è questo. Io, sacerdote, durante la preghiera Eucaristica 3, chiedo a Dio per la messa che si sta celebrando, per il sacrificio che si sta offrendo, che faccia di me e di tutti i presenti un sacrificio vivente, perenne, gradito a Dio. Cioè una vita che significa una vita di sacrificio, una vita di offerta, ininterrotta, una vita di servizio ininterrotta. Capite, no? Poi, l'autorità legale? Lui aveva autorità legale su Gesù, no? E che cosa ci ha fatto con l'autorità legale su Gesù? L'ha usata per fare totale dono di sé, della sua vita e del suo lavoro. Anche qui rimando alla messa di oggi, insomma, il Vangelo dopo l'annunzio della passione, i figli di Zebedeo vogliono sedere alla destra e alla sinistra di Gesù. Matteo dice che è stata la madre a fare questa richiesta. Gesù dice: non vi fate di questi problemi. Io sono il numero uno, ma io sono venuto per servire e dare la vita, totale dono di sé della sua vita, il riscatto del suo lavoro, il riscatto per molti. Paternità uguale nei confronti di Gesù, totale donazione di sé, della vita, del lavoro. Perché lavoriamo? Per chi lavoriamo? Come lavoriamo? Vedremo più avanti. Cioè, il lavoro per San Giuseppe è patrono. San Giuseppe, primo maggio è la festa dei lavoratori perché si festeggia San Giuseppe lavoratore. La dimensione del lavoro per noi cristiani, ma anche qui illuminata dalla rivelazione, a partire dal peccato originale e dalle sue conseguenze, quindi il lavoro è diventato una cosa gravosa, ma ha mantenuto quella caratteristica di essere uno strumento di nobilitazione e di crescita del creato e di crescita del lavoratore. Quindi anche qui uno stimolo, una suggestione. Come lavora un cristiano? Un cristiano lavora come un non cristiano o non proprio così? Chi ascolta questa piccola fraterna condivisione e lavora, qualunque lavoro faccia. Che pensi? Come lavori tu? Si riconosce da come lavori e dal tuo lavoro che tu sei un discepolo di Gesù? È un lavoro santo e santificato? Noi dobbiamo santificare il lavoro e santificarci nel lavoro, anche io, eh? Attenzione, un prete sta sempre a che fare con le cose sacre, con le cose sante, ma bisogna vedere come le fa. Come le fa? Leggevo ieri, nei giorni scorsi, a qualcuno dei miei collaboratori e anche durante una catechesi che ho fatto, i sacerdoti, prenotando del nuovo messale, qui parlo per me, parliamo per tutti, cioè, guarda che quando tu stai occupandoti delle cose sante, da come tu le tratti, le persone devono essere edificate, devono crescere, devono capire, devono interiorizzare la fede, ma non perché tu stai facendo lo spettacolo, d'accordo? No, ma perché, cioè, non stai facendo però un mestiere.
Non stai facendo una cosa meccanica, rutinaria. Io dico sempre, no? Cioè, un impiegato delle poste che è cristiano. Ci sono quei classici ambienti, no? Dove noi diciamo, cioè, noi abbiamo sempre l'immagine un pochino poverini, non è sempre così, no? Ecco, dell'impiegato come uno che sta sempre lì, sempre imbronciato. Risponde male perché è stressato dalle file, dalle cose, eccetera, eccetera, no? Perde tempo, chiacchiera, ecco, è irrispettoso del prossimo. Ma un impiegato alle poste che vuole fare proprio la spiritualità di San Giuseppe, ma come sta lo sportello? Si armerà di super santa pazienza, cercherà di essere sempre, per quanto può, gentile, sorridente, affabile, garbato con tutti, no? Perché? Perché sì, lo stipendio te lo danno lo stesso alla fine del mese, a meno che tu non faccia, insomma, delle cose veramente che, fuori del seminato. Ma se tu sei un figlio di Dio, lo stipendio certamente lo devi percepire, perché qui bisogna campare, ma non è solo quello lo scopo del tuo lavoro. Altra cosa, nell'aver convertito la sua umana vocazione all'amore domestica nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore, di ogni capacità. Nell'amore posto a servizio del Messia germinato nella sua casa, anche qui, cioè, qui è chiaro che fa riferimento, che cos'è questa sovrumana oblazione di sé? San Giuseppe, sappiamo benissimo, ha vissuto un matrimonio, un vero matrimonio, ma uno dei rari casi, non l'unico, se non so di altri, nel corso della storia, di matrimonio in cui è stata sacrificata, diciamo così, la dimensione della, come dire, della sessualità vissuta nell'esercizio attivo. Ecco. Lì c'è stato soltanto l'amore, non l'esercizio della sessualità. Ecco. Sovrumana oblazione. C'è una componente, di questo ne parlava, volendo, ecco, fare anche una menzione a me sempre tanto cara, Benedetto XVI, una delle cose che mi è rimasta più impresso del suo magistero, nella Deus Caritas Est, tutta quanta la lunga, diciamo così, spiegazione sulla distinzione tra l'amore erotico e l'amore agapico. L'amore sponsale, ordinariamente, ha sempre la dimensione erotica, perché dove c'è la sessualità è impossibile che non ci sia l'erotismo. Per noi cristiani deve sempre esserci non solo l'erotismo, ma è impossibile che non ci sia. Quindi l'erotismo dà all'amore sempre quella impronta necessariamente egoistica, perché l'eros tende a prendere l'amore per sé. E invece l'agape, che è l'amore cristiano, che è l'amore oblativo, è l'amore di Cristo crocifisso, non prende, dà anche senza avere nessun tipo di tornaconto, se non la gioia di aver fatto felice un'altra persona. Pensiamo, no? Se assumendo questa dimensione intrinseca, ecco, della personalità di San Giuseppe, tutte le persone che hanno la vocazione al matrimonio quanto, e che vivono nel matrimonio, quanto avrebbero da pensare e da mettere in pratica. San Giuseppe, diciamo che è un modello più per i mariti. Le sante mogli, se vogliono trovare un modello, lo trovano perfettissimo nella Madonna, no? Ora, per questo suo ruolo nella storia della salvezza, proseguo, San Giuseppe, ecco, è un padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano. Abbiamo già ampiamente, come dire,
illustrato questo punto, no? Tanto amato e quindi tanto santo, perché più sei amato e più santo sei. Questo è la cifra, diciamo così, della santità cristiana, no? E da dove deriva, dov'è l'attestazione di quest'amore? Numerose chiese, istituti religiosi, confraternite, e poi lui qui il Papa non l'ha detto, ma l'ho detto io, tanto l'ha fatto, anche diciamo così l'importanza che i pontefici hanno dato a San Giuseppe sotto vari punti di vista. Per esempio, il pontefice regnante, appunto, inserendo il nome nelle preghiere eucaristiche 2, 3, 4, oltre che nella 1. Menziona Santa Teresa. Santa Teresa è dice chiaramente nei suoi scritti, senza peli sulla lingua, che lo adottò come avvocato intercessore, gli affidava tutti quanti i monasteri, gli ha affidato quell'opera, diciamo, impressionante della riforma del Carmelo, raccomandandosi molto a lui e ricevendo tutte le grazie che gli chiedeva, e quindi incoraggiata dalla propria esperienza, ne raccomandava la devozione a tanti. Ora, a proposito delle preghiere a San Giuseppe, e delle particolari invocazioni che gli vengono rivolte tutti i mercoledì, specialmente durante l'intero mese di marzo, vorrei permettermi di fare, nei pochi minuti che ci restano ancora a disposizione, qualche piccola esortazione, qualche piccolo invito, senza nessuna, come dire, senza mettere lacci a nessuno, no? E c'è una bellissima preghiera a San Giuseppe che ottiene grazie veramente super doc. Molti la conoscono, che è il Sacromanto. Il Sacromanto dura 30 giorni consecutivi. Ecco, chi se la sente, il mese di marzo, se cominciasse oggi, subito dopo questa conversazione, oggi siamo a 3, sfora un po', ma non fa niente, insomma, no? Generalmente il Sacromanto si comincia il 1º di marzo. Chi ha questa buona abitudine, no? Se ogni anno col mese di marzo chiedessimo una bella grazia di quelle proprio cospicue a San Giuseppe, insomma, con 10-20 anni abbiamo fatto un pieno non indifferente. Sacromanto è una preghiera bellissima ed è a mio avviso un ottimo strumento di santificazione del mese di marzo. Sapete, nel mese di marzo c'è il 19 di marzo, che è appunto la festa di San Giuseppe, la solennità di San Giuseppe, e poi il mercoledì. Ecco, io personalmente in Quaresima non si può fare perché non si possono fare messe votive, però durante l'anno sanno i miei collaboratori che il mercoledì c'è sempre la messa votiva di San Giuseppe. Ci sono tante belle preghiere, tante pie preghiere, no? Per esempio, il canto che ha introdotto questa catechesi, che è di Deborah Vezzani, è appunto l'Ave Giuseppe. L'Ave Giuseppe, preghiera quasi del tutto sconosciuta, non è entrata questa nel popolo di Dio, non si trova neanche nell'Enchiridion delle indulgenze, no? È molto bella. La sua, diciamo, formulazione originale risale a San Luigi Maria Grignon da Montfort, che ne ha scritto, diciamo così, l'ossatura, no? C'è una rivelazione privata ancora in corso, ancora sotto lo studio della Chiesa, che sono quelle di Tapiranga. Io ricordo tanti anni fa, insomma, seguì qualcosa, il vescovo che c'era stato diverso tempo fa era molto molto favorevole a queste, e io ho visto, ci sono in giro anche le foto della prima pietra di questo santuario, appunto istituito in onore dei tre cuori. Cioè, per esempio, le apparizioni di Tapiranga contengono tantissime cose riguardanti San Giuseppe, anche molto belle, molto 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 significative. Lì si narra, insomma, che queste sono tutte tante cose sottoposte al discernimento della Chiesa, che questo, diciamo così, nucleo dell'Ave Giuseppe, scritto da San Luigi Maria Monfort, sarebbe stato ulteriormente ampliato dal Signore
e avrebbe dato vita all'Ave Giuseppe che abbiamo sentito appunto nel canto di introduzione a questa nostra conversazione serale. Testo molto molto bello, certamente non è ancora, non è come la preghiera a te o Beato Giuseppe, che non soltanto è indulgenziata, quest'anno il Papa ogni volta che la recitiamo, anche tutti quanti i giorni, ci possiamo prendere l'indulgenza plenaria, perché nel decreto che accompagna l'anno in onore di San Giuseppe sono tante tante concessioni, no? Quindi ci sono certamente la preghiera più famosa, insomma così, ecco, approvata dalla Chiesa, è molto bella, è molto potente, San Giuseppe appunto è a te o Beato Giuseppe. Ci sono nei libri di devozione, questa sera nella mia parrocchia, ecco, su iniziativa, che io immediatamente ho detto di sì, insomma, di alcune care collaboratrici, e ci sono vari rosari di San Giuseppe, nel senso che meditazioni, ecco, sui misteri del rosario alla luce della vita terrena di quei pochi sappiamo di San Giuseppe, con un po' di Padre Nostro, un po' di Gloria al Padre, sono tante cose belle. Io credo che sia una cosa molto gradita a San Giuseppe, ma anche al Signore, pensare anche per i mercoledì di fare una cosa anche molto molto piccola, ma santificante, ecco, quel giorno, no? Ecco, infine il paragrafo di oggi conclude, primo ricordando quell'espressione che si trova anche in tanti dipinti, no? Ce li ho anche qui dentro casa, alcune stampe, credo che siano della fine del 1800, insomma un po' datate, dove si leggeva sempre Ite ad Iosef, no? Che come il Papa ha spiegato, in realtà si tratta di un'espressione biblica mutuata dall'Antico Testamento. Sappiamo, insomma, che quando c'era la carestia, Giuseppe, che nel frattempo era, pur essendo stato venduto dai fratelli, ma era diventato un pezzo grosso in Egitto, era stato nominato un po' il luogotenente, anche il distributore, ecco, delle risorse, no? Quindi ite ad Iosef, perché in tempi di carestie, ecco, Giuseppe, figlio di Giacobbe, ti fa mangiare qualcosa, insomma, no? Fu anche il modo, come descrive il libro della Genesi, in cui due fratelli di San Giuseppe lo rincontrarono. Loro non lo riconobbero, ma lui riconobbe loro, no? Tutta tanta la storia che possiamo andare a leggere nel libro della Genesi. Però ecco, questo Ite ad Iosef è stato poi certamente preso e traslato San Giuseppe, quindi allo sposo di Maria, certamente più grande del suo pur nobile antenato, appunto per significare questo invito, ecco, ad andare da lui non a chiedere il pane, perché, per carità, a San Giuseppe si può anche offrire un sacro manto per chiedere il lavoro, insomma, no? Quindi, per carità, chiedere il lavoro è cosa perfettamente legittima, anche perché rientra dentro la petizione del Padre nostro, darci oggi il nostro pane quotidiano, no? Ecco, ma ite ad Iosef per chiedere qualunque tipo di grazia, anche molto molto grande. Appunto, come diceva Santa Teresa, che esortava, dice: andate, perché io ho ricevuto tutte quante le grazie che gli chiedevo. E infine una notazione biblica, perché la genealogia di Matteo ci insegna che San Giuseppe apparteneva alla tribù di Giuda. Ecco, noi sappiamo dalla tradizione, non c'è questa menzione nei Vangeli, che anche la Madonna apparteneva alla tribù di Giuda, però il raccordo, ecco, noi sappiamo che il Messia doveva venire dalla tribù di Giuda, ed è per questo che sono andati a farlo nascere a Betlemme, perché Betlemme era la tribù di Giuda, perché Betlemme era la residenza di Davide, che era re di Israele,
perché appartenente alla tribù di Giuda, che era la tribù regale, diciamo così, no? Il Messia, ecco perché c'era tutto quanto l'equivoco, molti pensavano che il Messia doveva essere questo nuovo Davide, questo nuovo re, questo nuovo condottiero di Israele, ecco perché il Vangelo di Marco è tutto quanto improntato sul segreto messianico, Gesù non vuole che gli dicano che è il Messia perché non vuole essere frainteso, e sappiamo che c'è anche una lettura, una chiave di lettura molto attendibile del tradimento di Giuda come una sorta di delusione di questo giovanotto israelita, ecco, un po' focoso e un po' dirompente, che si era messo in testa appunto che Gesù era il Messia alla nuovo Davide, quindi che da un momento all'altro dovesse, dopo tanta pazienza, dopo tanta apparente mitezza e umiltà, dire adesso basta, cominciamo a fare le cose un pochino di serie, sbattiamo via i Romani e rifacciamo il regno di Israele, insomma, no? Ma così non è stato. Ecco, però, pur non essendo evidentemente un nuovo Davide, il Messia doveva essere però appartenente alla tribù di Giuda. E attenzione, nella tradizione ebraica, ma così insomma era anche. Ce l'abbiamo un pochino anche ancora un po' in Italia, no? Qui, cioè io mi chiamo di cognome Pompei perché mio padre si chiama Pompei, mia madre non si chiamava Pompei, no? Quindi diciamo così, l'anello di raccordo, diciamo così, dell'albero genealogico è dato dal padre. Ecco, quindi è per questo che Matteo menziona Giuseppe, figlio di Davide. Quindi Giuseppe quindi lo menziona, sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato il Cristo, la finezza che fa Matteo, no? Al termine della sua genealogia. Dice, l'ultimo, che è lo sposo, attenzione, non il marito di Maria, dalla quale, non dai quali, è nato Gesù chiamato il Cristo. Però in ogni caso San Giuseppe funge da cerniera, nel senso sia che raccorda Gesù con tutta quanta la sua discendenza e quindi lo collega alla tribù di Giuda e quindi alla tribù messianica, ma anche bellissimo la cerniera che unisce l'Antico e il Nuovo Testamento. Ora, a proposito di questa particolarità, c'è un'altra figura insieme a San Giuseppe che collega, quindi che raccorda, che fa da cerniera tra l'Antico e il Nuovo Testamento, no? Che è San Giovanni Battista. Con San Giovanni Battista, cioè, avviene proprio un passaggio di testimone, quindi finisce il Nuovo Testamento e comincia il Nuovo. Con il battesimo di Gesù nel Giordano c'è proprio il passaggio di testimone, quindi si passa dall'antica alla nuova alleanza. Ora Gesù ha detto, tra i nati di donna non è sorto nessuno più grande di San Giovanni Battista. Però il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Io concludo con una piccola facezia, no? Ecco, molti anni indietro si discuteva, dice, ma Gesù ha detto che tra le donne il più grande di tutti è San Giovanni Battista. Ma allora non è San Giuseppe. Attenzione però, è vero che Gesù ha detto che tra le donne non è sorto nessuno più grande di San Giovanni Battista, però il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Che significa? L'ultimo dei battezzati è più grande di San Giovanni Battista perché è battezzato. Certo, San Giovanni Battista ha ricevuto la remissione del peccato originale fin dal grembo materno, secondo la tradizione, una pia tradizione, insomma, no? La Madonna ha fatto visita a Elisabetta non solo per lei, ma il bambino che gli sussulta nel grembo. San Giovanni Battista liberato dal peccato originale, ecco, fin dal grembo di sua madre. Quindi che San Giuseppe sia il più grande di tutti non ostacola certamente, no? Quell'affermazione di Gesù. Ecco, noi dobbiamo pensare che c'è stata la Santissima Trinità e poi dentro la Santissima Trinità la seconda persona che diviene uomo, quelli stanno su un altro pianeta, d'accordo? Poi c'è la Madonna, che la Madonna è la creatura più grande di tutte, in assoluto, compresi gli angeli, perché la Madonna è regina anche degli angeli. E poi tra gli uomini c'è il numero uno. Il numero uno tra gli uomini è sicuramente San Giuseppe.
Quindi la Madonna è la numero uno tra le creature. Ecco, poi ci stanno tutti quanti gli angeli del cielo, e poi, però, tra gli uomini il numero uno è quello che cercheremo di seguire per trarne ulteriori spunti di santificazione e insegnamento, è San Giuseppe. Un santo mese di marzo a tutti, ci vediamo se Dio vuole il primo venerdì di aprile, che se non vado errato, credo che sia proprio il primo, non so se sarà già la settimana in albis, probabilmente sì. Il primo venerdì di aprile dovrebbe essere il 7 di aprile. Sì, 7 di aprile, che marzo ne ha 31. Sì, subito dopo staremo già nella settimana, se Dio vuole, in albis, ecco, ripieni della gioia pasquale. E con questa gioia continueremo il nostro cammino con San Giuseppe. Dio vi benedica. Sempre tutto alla maggior gloria dell'Altissimo. Alla prossima, amici e amiche carissime.